Ci troviamo a Nizza, dove si svolge il 23° congresso europeo sull'ictus. Uno dei temi più dibattuti è stato quello della prognosi dello stroke in pazienti sottoposti a trombolisi sistemica. Il dottor Francesco Arba, neurologo dottorando di ricerca presso l'Università di Firenze, ha presentato uno studio sul ruolo della malattia dei piccoli vasi. Qual era l'obiettivo della ricerca? Sappiamo che l'ictus è una patologia età correlata, quindi la sua incidenza aumenta con l'età. Anche la malattia dei piccoli vasi è una patologia età correlata, la cui incidenza aumenta con l'età. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di andare a studiare qual è l'effetto della malattia dei piccoli vasi in pazienti con ictus ischemico acuto trattati con trombolisi sistemica, che al momento è l'unica terapia di fase acuta disponibile per l'ictus cerebrale ischemico. E qual era l'ipotesi che volevate confermare? La nostra ipotesi era quella che in pazienti con malattia dei piccoli vasi ci fosse una risposta minore alla terapia, alla trombolisi sistemica, rispetto a pazienti che non avevano malattia dei piccoli vasi. Per fare questo abbiamo fatto una collaborazione internazionale con un gruppo di Oxford, con un gruppo di Calgary e ovviamente il nostro gruppo di Firenze, andando a prendere dati da un registro canadese di pazienti trattati con trombolisi sistemica. E i risultati hanno confermato la vostra ipotesi? I risultati hanno confermato che in pazienti che all'attacco basale avevano una malattia dei piccoli vasi c'era un outcome peggiore in termini di disabilità, e inoltre questi pazienti avevano anche una maggiore incidenza di effetti collaterali, di complicanze emorragiche dovute al trattamento trombolitico stesso. Quali conseguenze cliniche, quali ricadute può avere questa osservazione? La nostra osservazione, appunto, è un'osservazione, non modifica la pratica clinica, può aiutare i medici a comunicare con i parenti, con il paziente al momento di effettuare la terapia trombolitica, però fornisce importanti indizi per quel che riguarda lo sviluppo di futuri progetti di ricerca, perché è un'idea di quello che può essere, di quello che possono essere le conseguenze della malattia dei piccoli vasi sul trattamento dell'ictus ischemico acuto. Può fare qualche ipotesi, per esempio? Assolutamente sì, la nostra ipotesi è che la malattia dei piccoli vasi, quando presente al basale in un paziente che ha un ictus ischemico acuto, possa appunto modificare negativamente il trattamento, modificare negativamente quello che è l'outcome del paziente, cioè la sua disabilità, l'incidenza di effetti collaterali. Quindi questo può anche andare a modificare le future strategie di ricerca, di test, di farmaci, di nuovi trial farmacologici sull'uomo, perché certi pazienti potrebbero non beneficiare a priori di alcune terapie che si fanno su di essi. Quindi a questo punto tali pazienti potrebbero essere esclusi a priori dai trial farmacologici che si andranno a fare.